Se tanti giovani perugini si sono scatenati ai ritmi house del DJ americano sull'Aday, i più adulti hanno invece danzato i balli suonati dall'orchestra Novelli. Tutti però, senza distinzione di generazione, hanno avuto modo sin dal giorno d'apertura della festa di degustare i piatti proposti dalla sagra del baccalà di Villa Pitignano a Perugia, che si chiuderà domenica 4 settembre. Abbiamo alcune novità, ogni anno ci rinnoviamo, quest'anno abbiamo l'Oci del Gusto, dove troveremo un piatto degustazione proprio marcato proprio sul baccalà e alcune sfiziosità come anche il dolce di baccalà, quest'anno novità, spettacoli sia per i più grandi, più piccini, un po' per tutti i gusti. Io credo che sia una festa un po' a 360 gradi. Abbiamo la pesca, abbiamo la ruota della fortuna, abbiamo lo spazio bimbi, abbiamo una bella cucina e speriamo di far divertire un po' tutti quanti. E tra le principali novità, l'evoluzione dell'area giovani di Scombre Estate to Summer Festival in WP Dance Festival, un evento a sé vero e proprio, con un'organizzazione e una scenografia degne delle discoteche più note. Ricchissimo il cartellone di 10 serate incentrato sulla musica dance e house dagli anni 80 ai giorni nostri, inaugurato appunto dall'artista statunitense. Grande attenzione quindi ai giovani, protagonisti anche nell'organizzazione stessa della sagra. C'è un rinnovamento di ragazzi attaccati proprio al paese, soprattutto alla nostra festa. E devo ringraziare tutti quanti perché si sono tutti prodigati, prima per l'organizzazione e oggi che cominciamo per tutta la settimana, corrono dalla mattina alla sera perché tutto vada per il meglio. All'interno degli spazi della manifestazione si può trovare anche uno stand messo in piedi dalla Proloco Villa Pitignano, dalla Proloco La Felcinaia e dalla Scuola dell'Infanzia Bonucci di Ponte Felcino, dove vengono raccolti fondi per l'acquisto di beni di prima necessità per le popolazioni colpite dal sisma. Questi verranno consegnati dai promotori direttamente nelle mani delle persone interessate.